Di Kitty Chic! Benvenuti ad un nuovo favolosissimo video! Indovinate, oggi con la mia assistente qua, che mangia formaggio si chiama, faremo un fantastico unboxing! Mi chiamo Lorelai, e lei si chiama Valentina. Sono Lorelai, Lorelai! Vabbè, dicevamo, facciamo l'unboxing della Quirky Crate del mese di aprile. Quella del mese di marzo è andata piuttosto male, non ci piaceva niente. Perché? Però, perché? Perché c'erano delle cicche schifose. C'era anche un pacchetto di cicche schifose. E allora adesso noi vogliamo vedere che cosa ci mandano in quella di aprile, anche perché è l'ultima che abbiamo preso. E poi anche primavera, quest'estate, e si presenta così. Che bella scatola, guardate, tutte le volte cambiano pattern, è bellissima. Yes! Yes! Cartolina, brava. Allora, ha le mani pulite, da signora? Sì. Ok. Allora, lei pesca e mi dà a me le cose. Una toppa. Con molta, molta calma, io le guardo. E una toppa. Allora, la designer del mese è questa signora qua che si chiama Mary Kay Thurman. E all'interno credo che allora, ci sia qualcosa disegnato da lei. È una toppa. Lorelai, non sai leggere, cosa è? Ok, questa è una toppa, la prima cosa che ti ho dato fuori è una toppa, ed è la Grow Patch, questa qui, praticamente c'è una toppa di una piantina grassa, con scritto Grow, cresci. Oh mio Dio! Sopra c'è scritto Grow Through What You Go Through, cresci attraverso ciò che attraversi. Del valore di, andiamo con il valore di questa qui fantastica toppa, $5. Vai, andiamo avanti. Cosa abbiamo? Toppa. La tipica enamel pin che c'è ogni volta. Qui c'è scritto, è una enamel pin, c'è scritto Rainbow Chaser. E questa ha un valore di, la pin, $10, come al solito, fatta direttamente dalla Quirky Crate. Questa la mettiamo nel giubbotto della Lorelai, vero? Andiamo avanti, poi cos'hai? Trovato qualcosa. Ok, vado avanti intanto con quello che sei. Ah, cominciamo con questa. La borsetta macchina da scrivere col foglio. Oh, la crossbody. Allora. Bellina. Beh, col foglio anche dietro. Bellina con la macchina da scrivere, QWERTY. Questa non è brutta. Scusate, un incidente con la videocamera, ma è buona la prima, noi non possiamo. Non possiamo mandarla lì. Oh, guardate, questa non è male. Cosa dici, Lor, questa? Aspetta che devo fare la... Scrivi qualcosa per intanto che vado avanti. E questa, la bag, aveva... Aspetta! Aveva un valore di... Non prendere altre cose finché non ho finito. No, dobbiamo andare avanti perché non vogliamo fare un video di 20 ore. Questa è la bag, però, no, ecco, ha un valore di $32. Poi abbiamo questi che sono favolosi, grazie, questi che sono favolosi sono i calzetti, ci sono in ogni box e ci sono due dei miei colori preferiti, il verde reseda e il rosa. Li metto io. No, sono della mia taglia. Scendo io. Vabbè, ok, e quei calzetti come al solito... costano $8, bellissimi, bellissimi. Scusi lei, potrebbe smettere di muovere la videocamera, ok? Poi abbiamo, No, prendo. Non si può fare un unboxing così, scusate, La prendo io. No, la prossima volta lo faccio da sola. Ma un bellissimo foulard con i tuccani e i pappagalli, che questo sta benissimo addosso a Renato. Mi serviva proprio un foulard piccolo così, per Renato. Bellissimo. E questo foulard, Tropical Bird Foulard, $12.50. Io per questo caso $12 non li do neanche se, vabbè. Vallo a prendere. Poi abbiamo un washi tape con i nanetti, largo, cioè alto 2,5 cm, questo dovrebbe essere la misura. Ed è molto bellino, questo si può usare per fare i pacchetti. E questo ha un valore... washi tape di $4.
E poi, dulcis in fondo, abbiamo per un valore di 22 dollari l'ombrello rainbow. No, scusami, la sera lo apro in casa perché la sfiga, tanto sta già piovendo fuori. Ma questo volevo far vedere. Lord, adesso questo qui te quanto lo vuoi? Tantissimo, ma... Tarà, se riesco a aprirlo. Lo si apre. Fortuna che costa così tanto l'ombrello, perché se no non saprei neanche. Che meraviglia. Comunque, siamo stata l'ombrellone. Comunque, siamo stati l'ombrellone. Comunque, ciao amici di Kids in Chic. Ci vediamo ad un'altra unboxing. Ciao. Era l'ultimo oggetto, effettivamente.